Le origini gloriose della nazionale italiana sono legate alle imprese di Vittorio Pozzo, il CT per antonomasia, l'allenatore più vincente della storia azzurra. Legato da sempre ai colori del Grande Torino, nel 1912 viene nominato commissario tecnico unico della nazionale italiana per le Olimpiadi di Stoccolma. Gli esordi sulla panchina azzurra non sono però dei più felici per il tecnico piemontese, che rassegna le dimissioni all'indomani dell'eliminazione al primo turno contro la Finlandia. Dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale, Pozzo riassume così la guida tecnica della nazionale prima in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi del 24 e poi più tardi nel 1929 per volontà dell'allora presidente della federazione Leandro Arpinati. Terzo mandato azzurro, l'allenatore torinese mette in mostra tutte le sue qualità migliori sia dal punto di vista tattico che a livello umano. Di lui si ricorda il celebre modulo all'italiana, a lui si deve l'introduzione del ritiro pre-gara, ancora oggi molto utilizzato per cementare lo spirito di squadra. Oltre al valore indiscutibile di Pozzo, l'Italia scopre di avere in casa diversi campioni come Meazza, Piola e Schiavio. Il connubio di queste due componenti diventa così la chiave di volta del successo. Ai mondiali del 1934, che si disputano proprio in Italia, gli azzurri alzano al cielo per la prima volta nella loro storia la tanto attesa Coppa del Mondo. Nel 1936, poi, la squadra di Pozzo conquista alle Olimpiadi di Berlino la prima ed unica medaglia d'oro della bacheca della nazionale. Coronamento della sua impeccabile gestione tecnica, Pozzo lo ottiene però ai mondiali francesi del 38, dove gli invincibili, come vengono ribattezzati gli azzurri, confermano la loro supremazia intercontinentale, già consolidata con le coppe internazionali vinte nel 1930 e 35. In meno di un decennio, Pozzo colleziona un palmarès difficilmente eguagliabile, un palmarès che resterà per sempre nella storia del calcio italiano e mondiale.